cercando un aiuto. Come ti chiami, come se mi ero scordato? Io faccio, penso, e così te dico. Come? Io faccio, mezza sola, e acuzzo te dico. Bravo. Meno male che ti ci hanno mannato. A te ti hanno assunto in prova, per due mesi. Solo per due mesi? E non t'ho fatto. Dell'officina all'impianto da loft, ma soprattutto ne incarna lo spirito. Appesi alle pareti, poi vecchi strumenti ne ricordano l'utilizzo di un tempo. L'arte è in tutto quello che ci trovi dentro e soprattutto nella passione di chi ha messo in piedi un sogno. Un vecchio quartiere di Cosenza rivive grazie a un teatro. Si organizzano rassegne, laboratori, serate di musica e danza e sbocciano nuovi talenti. È l'Officina delle Arti, una vecchia centralina dell'Enel trasformata in una ribalta. Dava luce all'intera città negli anni 30. Oggi alimenta ambizioni di palcoscenico. Ma questa è soprattutto una storia originale che vale la pena raccontare. Come si diventa fondatore di un teatro, capocomico di una compagnia, con un passato di impiegato? Come si diventa? Beh, a volte la vita riserva delle bellissime sorprese. L'importante è avere dentro, ecco, il desiderio di fare alcune cose. Io ebbi l'opportunità, andando nella provincia di Novara, oltre 30 anni fa, di avere a disposizione un teatro. Mi diedero da gestire un teatro e allora nacque un po' la mia avventura. Fondai, appena rientrato in città, una compagnia che a questo punto è storica, perché ha circa 30 anni, la compagnia Voci, Luce e Company, che prende il nome, ecco, proprio dai componenti, da chi la componeva all'epoca, che erano gli amici della SIP, le Voci, dell'Enel, le Luci, e Company erano un po' le altre aziende che c'erano in città. I soldi sa farmi? Con le irita! Come? Corrigirite! E se voglio di un bilancio, corrigirite! Perché ha fatto a bottega di Marcio Leonardo! Un posto così, in un luogo che è fortemente degradato, ovviamente può servire da stimolo un po' per un recupero generale di tutta la zona. Ma credo e spero proprio di sì, anche perché sta incominciando a diventare un punto di riferimento per la zona. Questo è un quartiere particolare, un quartiere abbandonato, un quartiere che non si conosce, è nascosto. Se non ci si viene di proposito, e l'Officina dà questa opportunità, qua non ci viene nessuno, ci si ferma alla piazza, la vecchia piazza Spirito Santo. E gli abitanti di questo quartiere incominciano ad essere, io dico, contenti, se non orgogliosi, di avere questa bellissima novità. Neuro e 50, il nuovo duo nato all'Officina delle Arti. Ma perché tu ti chiami Neuro? Io Neuro perché è un gioco, diciamo, un doppio senso tra Neuro, che sono mezzo esaurito, mezzo un po' folle. Mi piace la follia, ma la follia è quella buona. Ma tu non ti senti un po' svalutato a chiamarti 50 centesimi? Sinceramente no, perché io con 50 centesimi pago di meno le tasse, quindi sono... Sta bene, insomma. Sì, assolutamente, sì. Io con una donna non ho mai avuto il feeling che ho con lui. Cioè, nel senso... No. Cioè, nato come matrimonio di interesse, mi sa che questo evolverà, no? Verso altre strade. Guarda, non so se l'abito fa il monaco, l'importante è che il monaco non si faccia l'abito. Nel senso, vabbè. La passione di Edoardo Tarsia è la passione di un gruppo di amici ed ex colleghi. Il teatro li ha uniti, i sacrifici per mantenerlo vivo ha cementificato questo legame. Era una vecchia idea, cioè quella di portare in scena, quindi sceneggiarle, le opere più classiche, cioè più conosciute anche nella Cosenza e nella provincia. Ovviamente, quando parlo di Don Lupanto,
Ovviamente è un classico, Totonno Chiappetta, Ciccio De Marco. Una realtà anomala, molto singolare, molto originale, quella dell'Officina delle Arti. Sì, è originale specialmente per il posto, anche le idee che ci sono, non fare il teatro classico, ma il teatro un po' alternativo, abbinarlo con la musica. L'Officina delle Arti è anche l'Officina della Musica. È quello che stiamo cercando di fare, almeno per quello che riguarda l'attività di scrittura e soprattutto di quella della canzone d'autore. Stiamo cercando di far diventare l'Officina un punto d'incontro più che semplicemente un teatro che possa dare delle rappresentazioni. Che lavoro viene fatto? Sono aperti a chi vuole intraprendere ovviamente la carriera, la professione, il mestiere dell'attore o dell'attrice, ma è aperto anche a persone che usano la parola per motivi professionali. Cosenza Ridens è la rassegna che ha portato all'Officina delle Arti i migliori comici in panchina, in attesa cioè della grande occasione. Un teatro di quartiere si è riempito, ha raccolto della sua platea sui generis, ma molto accogliente, quasi 200 persone. Buonasera anche da quella parte, però fate sentire un applauso perché Edoardo c'ha la verve proprio di quelle. Un applauso al mio tre, al mio tre un applauso forte che... Un applauso, ok? Al mio tre. Tre! Per giovani emergenti come voi, quanto è importante una realtà come l'Officina delle Arti? Beh, sicuramente è molto importante perché su Cosenza non c'è uno spazio vero e proprio deputato per poter fare questa prova attoriale, perché fondamentalmente il cabaret è una prova attoriale. Penso che la particolarità sia proprio questo rapporto così vicino anche fisicamente con il pubblico, no? Sì, abbattere la classica quarta parete, no? E scendere proprio in mezzo al pubblico e parlare con il pubblico credo che sia la cosa migliore. Quello dell'Officina è un palco aperto per gli artisti di tutta l'espressione che vogliano tentare la prova palcoscenico, ma qui si formano anche i musicisti di domani, si chiama computer music. Cercheremo di far capire alle persone come, ai musicisti anche, come far musica solamente con l'ausilio di un computer, per produrre anche in piccolo i propri demo, le proprie piccole produzioni, le pre-produzioni musicali. L'ausilio alla tecnologia è una cosa importantissima ormai nella musica, e conoscere anche la parte tecnologica, quindi come si realizza, come si usa, cioè avere l'ausilio della tecnologia per far musica è una cosa, penso, importante per qualsiasi tipo di musicista oggi. Ah, sedete qua! Catalogno mi ama! Ah, ma te, te, te! Basti tutti, basti tutti! 5 e 4! 9!